1.040 i venditori abusivi sanzionati e quasi 12.000 gli articoli venduti illecitamente, sequestrati o rinvenuti dalla polizia locale. Sono i numeri dell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo in città, che rispetto all'anno precedente hanno avuto un incremento di circa il 40% dei venditori sanzionati e un aumento di circa il 30% di prodotti sequestrati e rinvenuti. Un'azione repressiva che continuerà anche nelle prossime settimane, soprattutto con l'ingresso nella fase calda della stagione. Sul fronte della sicurezza poi, dopo i numerosi episodi di microcriminalità in campo Santa Margherita, ma non solo, è stato attuato un piano di contrasto. In questo momento abbiamo un triangolo molto importante, che è quello fatto da Campo Santa Margherita, la zona di Via Carducci e naturalmente quello che è il fronte della stazione ferroviaria di Mestre, che naturalmente preoccupa con una serie di fenomeni. Oggi stiamo lavorando proprio per affinare ad hoc per ogni area, considerato un denominatore comune, ma fenomeni comunque dedicati, tutta una serie di piani di intervento che mi auguro siano al più presto operativi. Ecco. Una situazione, quella di Santa Margherita, che richiede una soluzione da troppo tempo. Lodevole naturalmente l'intervento fatto dai residenti nonché dagli esercenti di Campo Santa Margherita, che stanno cercando di dare il loro contributo, e certamente noi non mancheremo in questo senso. Anche nei prossimi giorni con la collega Zaccariotto andremo a fare dei sopralluoghi proprio per amplificare quella, mi auguro, l'illuminazione del campo, e oltretutto sono oggetto di valutazione di intervento una serie di studi proprio per arginare questo fenomeno nel campo Santa Margherita.